un cappuccino. E tu che prendi? Un Fernet. Un Fernet? Liscio. Ma allora bevi ancora? Ho detto Fernet e mi sono sbagliato, eh. Va bene anche un whisky doccia. Da Saviati, un cappuccino e un bicchiere di latte bello caldo, mi raccomando. Non mi farà male a digiuno, da prima mattina. Marco! Marcuzzo, ma allora non hai smesso di bere? Ma Simo, com'è sta parte? È un protagonista? Bene, la tua apparizione, l'apparizione che fai è un'apparizione da protagonista. Apparizione? Ma che è un film dei fantasmi? No, è uno short pubblicitario dei grandi magazzini, cose... Chi c'è, chi? Se mi era rimasto un vaffanculo, così te lo davo. Ma guarda che la pubblicità la fanno tutte, Manfredi, Tognazzi, che... Non facciamo paragoni stupidi e fuori luogo. Io la pubblicità non l'ho mai voluta fare e non la farò mai. Quanto mi danno? Ah, 1 milione. A posa? E certo. Quante pose so? Una. Quella del cercare la parolaccia è una battuta fantastica e pensare che a dirla ci sarebbe dovuto essere Alberto Sordi, che mollò il progetto all'ultimo momento, pare per qualche battibecco con la produzione. Venne quindi chiamato al posto suo Nino Manfredi, già presente comunque nel cast, ma che non doveva interpretare Salviati, e alla fine accettò la parte e la onorò. Vabbè, se Manfredi è un grandissimo. E del film esistono due differenti versioni, una più lunga e una più corta, ma perché questi due registi girarono così tanto materiale da avere una versione lunga? Perché Cecchi Gori ogni giorno aveva delle modifiche da fare al copione, aggiungeva attori, comparse, così questi due poveri registi ogni sera dovevano cambiare il copione per il giorno dopo. Desidera? Ho un problema, sì? Abito in una casa di campagna piena zeppa di vespe, guardi, sì, come mi hanno ridotto, non avreste un potente insetticida? Ho quello che fa per lei. Sì. Per le vespe? Sì. Prego signore, provare al giapponese parlante? Hai le luci di posizione pente. Poggia testa in posizione elata. Blindatore acceso. Hai dimenticato le cinture di sicurezza. Sedile troppo reclinato. Hai dimenticato lo sportello aperto. Ma vai malora! Ma vai malora tu, tronto! Le riprese degli interni di questo supermercatone anni 80 sono state effettuate in realtà in due differenti grandi magazzini diversi, uno a Viterbo e uno a Milano. Per quanto riguarda gli esterni, beh, si trovano ad Agrate Brianza in Lombardia. Quella facciata che vediamo appunto dei grandi magazzini è l'Ibis Hotel ad Agrate Brianza. Quando andate lì, praticamente vicino all'entrata, c'è una piccola passeggiata sotto un portico e si arriva ad una corte. Questa corte è proprio dove ha suonato il mitico Lino Banfi, Happy 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 Happiness, e lì ci sarebbe anche questa entrata, che ormai ovviamente non c'è più, la scritta grandi magazzini non c'è perché è stata ricostruita, dove la gente entra e esce, ed è lì proprio appunto che suona il mitico Lino. Abbiamo fatto anche uno speciale, ve lo linko qua sopra se vi interessa guardarlo, dategli un'occhiata. Alla prossima curiosità.